trovato su un sito internet notizie sul mio omonimo, che è partito all'età di 5 anni nel 1938 alla volta degli Stati Uniti d'America. Con lui più di 4 milioni di italiani che sono stati protagonisti di questa avventura. Giungevano nella baia di New York, sull'isola di Ellis, la Ellis Island, sulla quale venivano sottoposti a severissimi controlli di carattere medico. Quest'isola venne denominata appunto per questo l'isola delle lacrime. Coloro che passavano questi controlli comunque non avevano vita facile, perché vivevano vittime di pregiudizi e di stereotipi, nonché del razzismo. Adesso il nostro paese è punto d'arrivo per moltissimi tra donne, uomini e bambini che provengono da diverse terribili realtà. Taranto è una delle città che gioca un ruolo attivo nell'accoglienza dei profughi. Il caso vuole che il santo patrono di Taranto sia San Cataldo, protettore dei forestieri. Durante il suo viaggio verso Taranto, come succede per molti dei profughi che giungono nel capoluogo ionico, il santo si imbatté in una terribile tempesta che riuscì a domare grazie all'intervento divino. Ecco, oggi, a distanza di innumerevoli anni, gli stessi profughi sono costretti a rischiare la morte. Abbiamo voluto analizzare da vicino questo fenomeno, intervistando due persone coinvolte direttamente, ma in modo diverso, nella vicenda. La prima intervista è Claudio Papa, presidente dell'associazione di volontariato Mister Sorriso, nonché volontario della Protezione Civile. Ciao Claudio, sappiamo che quest'estate hai dato una partecipazione attiva nella nostra città per l'accoglienza dei profughi. Sì, da giugno, dal primo sbarco praticamente a Taranto, sono stato presente sia al porto durante gli sbarchi e poi anche nei centri di prima accoglienza gestiti dal comune, quindi anche dalla Protezione Civile. Io ero lì sia Protezione Civile, ma principalmente come membro dell'associazione Mister Sorriso. Ecco. E come si svolgeva, diciamo, una giornata tipo in questi centri di accoglienza e anche al momento dell'arrivo dei profughi al porto? Allora, i momenti sono separati. Al porto il caos all'inizio era totale, però grazie all'intervento di tutti coloro che erano al porto, a partire dalla Protezione Civile, ai militari, alla polizia, alla Croce Rossa, ai vigili urbani, tutti hanno fatto sì che tutti gli sbarchi si svolgessero in maniera corretta, veloce. Anche sotto la pioggia abbiamo fatto degli sbarchi e comunque siamo riusciti a dare un minimo di accoglienza a tutti coloro che sbarcavano. Io principalmente nel porto mi interessavo dell'accoglienza ai minori e ai bambini, perché indossavo un naso rosso e riuscivo ad avvicinare subito i bambini, che erano tutti indistintamente impauriti, quindi chiunque si avvicinasse provocava solamente pianto, grida, eccetera. E invece tramite la mia figura un po' così diversa dagli altri, i bambini riuscivano a farsi visitare dai dottori, io mi avvicinavo con una caramella, un lecca-lecca, e loro si lasciavano visitare anche dai dottori. E riuscivamo anche a dare un minimo, perché molti di loro scendevano senza scarpe, e quindi noi eravamo pronti lì con gli altri volontari della Protezione Civile a fornire loro le scarpe o piuttosto che un pannolino se i bambini erano troppo piccoli. Invece nei centri di accoglienza? Nei centri di accoglienza io praticamente gestivo il censimento all'interno dei centri di accoglienza per la Protezione Civile, e quindi quando arrivavano, oltre che averli conosciuti già al porto, ero poi dentro i centri di accoglienza per dare anche lì accoglienza a loro e dare la possibilità a tutti di fare delle docce, di vestirsi e di cambiarsi, perché erano diversi giorni che avevano le stesse robe addosso, e quindi dandole questo tipo di accoglienza poi noi ci preoccupavamo dei pasti, delle cene, dei pranzi, delle merende, delle colazioni, e io anche in veste di Mister Sorriso mi occupavo anche della parte ludica dei bambini anche, e comunque delle famiglie, perché insieme a loro poi abbiamo passato anche momenti molto significativi. Ecco, infatti anche a proposito di questo, vogliamo sapere se c'è stato qualche episodio in particolare che ti ha colpito, che ti è rimasto impresso, o qualche storia che i bambini, che questo
queste persone ti hanno raccontato che ti ha particolarmente colpito? Sì, oltre al servizio insomma, che svolgevo, ho inteso questo tipo di rapporto diverso, nel senso che non mi limitavo solamente a fare servizio, quindi solamente una questione di aiuto diretto, ma volevo conoscere, volevo sapere, infatti con molte famiglie mi sono soffermato diverse volte a parlare in un inglese un po' maccheronico, il mio, anche loro, però siamo riusciti a capirci e a farmi capire, e comunque molte storie, tante storie, tutte accomunate più o meno dalla paura di non dare un futuro ai propri figli, o comunque dalla paura di non poter sopravvivere. E infatti molti ragazzi giovanissimi che erano qui erano dei minori non accompagnati, quindi senza famiglia, quando chiedevo loro dove volessero andare, in quale nazione, loro mi rispondevano sempre, quasi tutti, allo stesso modo: ovunque possa vivere. E quindi non si preoccupavano tanto di trovare lavoro, magari come poteva rispondermi un capo famiglia. Loro dicevano: ovunque possa vivere. Quindi per loro Taranto piuttosto che Amsterdam, la stessa cosa. È logico che preferivano delle nazioni un po' più a nord, perché per sentito dire anche durante il viaggio lì ci sono più occasioni, più possibilità di lavoro. Okay. E invece come partecipazione della città di Taranto, sia dal punto di vista istituzionale, quindi da parte del comune, sia dal punto di vista proprio dei cittadini tarantini, se e come ci sono stati degli aiuti? Allora, il comune, nonostante grossissime difficoltà, ha svolto la sua parte benissimo e non ha fatto praticamente mancare nulla, né agli sbarchi né durante il periodo di soggiorno di questi amici che venivano, di questi profughi. E la città di Taranto, i cittadini hanno partecipato, specialmente in un primo momento, la prima accoglienza, in una maniera egregia. Tutti sono riusciti a dare del proprio. Poi magari col passare del tempo, purtroppo, si sono incominciate a sentire voci un po' differenti da quello che era l'inizio, dall'entusiasmo iniziale. Si sono assopite un po' queste voci dell'entusiasmo e sono uscite fuori quelle un po' dell'intolleranza. Purtroppo c'è da dirlo. E adesso stanno continuando ancora quelle dell'intolleranza, nonostante gli sbarchi siano diminuiti come numero qui a Taranto. Quindi aspetti positivi, ma anche diciamo qualche aspetto negativo di lamentele, sì. Anche magari pregiudizi nei confronti di queste sì, persone. Sì, sicuramente, ma c'è da dire che chi ha dato tanto è perché poi, tra virgolette, si è sporcato le mani, nel senso che si è rimboccato le mani chi ha dato una mano, ha aiutato. Chi invece parla ancora male, intollerante, perché comunque non si è mai mosso da dietro una scrivania o da dietro una tastiera di computer, quindi parla attraverso i social e parla male di cose che assolutamente non conosce. E in particolare a te cosa ha spinto a fare questo servizio di accoglienza? Ha spinto, la mia missione che da anni svolgo qui in città, a Taranto e in provincia. È una missione dedicata completamente agli altri, ai sofferenti in generale e quindi in questo caso a chi ha bisogno. E quindi appena mi si è presentata questa emergenza mi ci sono buttato a capofitto, infatti ero disponibile H24 per tutti i giorni, specialmente nei giorni degli sbarchi. Sono stato lì anche giornate intere, dalle 5 la mattina sino alle 3 della mattina dopo, a fare sempre servizio sia al porto che nei centri. Le storie sono tante, prima non l'ho detto, ma tra quelle che più ricordo sono quelle con alcune famiglie siriane. I capi famiglie erano, uno era un funzionario del governo siriano e l'altro era un avvocato, quindi gente benestante in Siria che è dovuta scappare con a seguito tutta la famiglia, con molti bimbi, e con una speranza, quella di raggiungere la Danimarca, tutte e due questi gruppi familiari, questi nuclei familiari, per raggiungere la Danimarca e poter trovare lavoro.
anche, diceva l'avvocato, mi diceva anche se dovessi fare lo spazzino o dovessi fare il calzolaio, importante è che possa dare da mangiare ai miei figli. E il racconto del loro viaggio, che era molto particolare, perché sono rimasti parecchi giorni in, come sono arrivati in Libia, sono stati chiusi in uno stanzone, loro dicevano uno stanzone molto piccolo, c'erano 150 persone dentro e ogni tanto entrava qualcuno con, riuscivano a farmi capire che praticamente era con una frusta in legno che colpiva chiunque capitasse sotto, giusto per terrorizzare in modo da tenere tutti calmi senza che nessuno provocasse caos. E ogni 10 minuti, ogni 20 minuti entravano, bastonavano chiunque si trovasse sotto di loro e poi uscivano di nuovo. Questo è durato diversi giorni, quindi pensando che sono partiti con degli abiti, sono rimasti sempre con quegli abiti addosso. E poi sono l'altra famiglia invece, dopo 7 giorni di navigazione, perché erano partiti da un altro punto, da un'altra spiaggia della Libia, dopo 7 giorni di navigazione la barca ha incominciato a imbarcare acqua quando è stata avvistata da una nave della Marina Italiana. Loro sono stati tratti in salvo tutti, e come sono arrivati al porto di Taranto, quella famosa immagine del Papa Giovanni Paolo II che quando arrivava in terra straniera baciava per terra, lo hanno fatto anche loro, appena hanno toccato terra si sono piegati tutti, hanno baciato per terra e poi abbracciavano chiunque, chiunque si mettesse davanti, abbracciavano, ringraziavano, grazie Italia, è stato, oltre questo insomma ci sono stati anche tantissimi altri momenti che sicuramente ricorderò per sempre. Quindi in conclusione, dopo quanto detto in precedenza, possiamo definire Taranto come una città d'accoglienza? Sicuramente, sicuramente sì, non per il detto di San Cataldo perché è ancora attuale, anzi, ma sicuramente perché gente tarantina che anche io ho visto anche i disoccupati che sono venuti a darci una mano e ad aiutarci in tutto, o gente anche che aveva poco, ma quel poco l'ha diviso con appunto questi fratelli propri. E tu cosa vedi nel futuro di queste persone, in particolare di bambini e giovani che hanno ancora tutta una vita davanti? Cosa vedo? È difficile dire cosa vedo, cosa posso augurarmi più che altro per certo. Loro è quello di riuscire comunque a trovare popoli che possono accoglierli nel miglior modo possibile e riuscire anche a trovare, non so, magari qualche sbocco lavorativo. È difficile in questo periodo, però me lo auguro. Va bene, grazie per la tua testimonianza. Di niente. Questa intervista è stata fatta a un giovane ragazzo di 17 anni proveniente dal Canada. Ok, so where are you from? Gambia. Okay, when did you come to Italy? I have 4 months here. Okay, what were the reasons why you took the decision to leave your country? There's no problem. Why I leave my country to come here? I just want to help my family, that's why I leave my country to here. Because I was trying something to, like, to go to school of metalwork. From there, when I can do a good, so that I can help my family. So from there, and I leave my country to come. So your family is in your country? Si, it's in my country. Okay. So what were the people who welcomed you like, and if they were polite to you? Where, here? Here in Italy. See, right now they are very good to help us, because by the time we come here they welcome us very well. So you feel comfortable in Italy? See, right now, see, I feel comfortable here. Okay. Are you still keeping in touch with us, your relatives? See. Did someone misbehave with you just because you were not Italian? No, right now, no.
Okay. Are you attending school here in Italy? Sì, I'm attending school in here, in Taranto here, al Colombo, sì. Okay. To try to speak on Italian language, because right now we cannot speak well Italian language. So okay. We are going there at that school to try to speak Italian language, so that we can communicate us, because it's not easy. And did you make friends here in Italy? Well, right now I don't have friends. But because you don't know the language, or there are some other something reasons. Something like that. Okay. I cannot speak well in Italian language, that's why. Okay. Who are you living with now? Right now I'm in Carosino, in the family. So someone asked you? Where? That place? Someone take you in his home? In this home, see. Okay. And what can you see in your future? What can you? You see in your future? In my future, that's what I'm saying. Just to try, when I have a welding workshop, and I try to do something to future my life. So what so do you think your life will be like? Right now, I like metal work. I don't know whether you know it or not. I don't know, Fabio, I don't know. Fabio is a beautiful life. See, metal work. Okay. That's what I like. So, in conclusion, why may you define Taranto a welcoming city? Me? Well, may you define Taranto a welcoming city? See. So you feel good in the city, you know new good people and so on. Sì, really. Because we by the time we arrive here, by the time we meet that other person, they are very, very, very good, I can say. So right. Are you happy to really, really, really. Okay, really. Thank you.